Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di iniziare con il vlog voglio farvi vedere alcune cosine che mi sono arrivate l'altro giorno, quindi mi metto comoda, vi faccio vedere tutto e poi continuiamo con il video. Lo sponsor di oggi è Burga. Burga crea custodie eleganti e protettive per il nostro telefono e non solo. Non so se lo conoscete, io in realtà è un sito che già conosco perché mi è capitato di vedere alcune pubblicità sui social, infatti mi incuriosiva parecchio. E poi mi hanno contattata appunto per questa collaborazione e mi hanno inviato alcuni dei loro prodotti, tra cui 4 cover di 2 linee diverse e 2 borracce, perché sì, su questo sito potete trovare anche appunto le borracce. Sul sito Burga potete trovare cover per cellulari, custodie per auricolari, anelli per il telefono, cinturini per gli orologi, cover per il computer, per il tablet, occhiali. Insomma, sono prodotti proprio pensati per rendere sì più bello il nostro telefono e non solo, ma anche proteggerlo, ecco, dalle varie cadute, colpi. Pensate che i prodotti vengono creati una volta effettuato l'ordine, questo per evitare spreco. Come vi dicevo, le 4 cover sono di 2 linee diverse. Queste che arrivano all'interno della scatolina sono della categoria Elite. Iniziamo da queste. Ho scelto questa cover, ovviamente l'ho guardata, mi piace tantissimo, e poi questo bordino dorato secondo me dà, non lo so, quel tocco di eleganza alla cover. Oltre alla protezione antiurto, è rigida e sottile, è leggera e comoda da tenere in mano e i colori sono resistenti allo sbiadimento. E tra l'altro questa cornice è rialzata, questo per proteggere ancora di più la nostra fotocamera. La cosa soprattutto che amo di queste cover è che i tasti e i vari buchi corrispondono perfettamente ai tasti del telefono, perfettamente. Altra cover, sempre della categoria Elite, non potevo non scegliere questa cover perché anche il mio copriletto effetto marmo, lo sapete che mi piace tantissimo, forse c'era anche nera, non ricordo, però la preferisco di questo colore. È identica all'altra, cambia solo la fantasia. Io ho un iPhone 12, ma ovviamente le cover sono disponibili per tanti altri modelli. Adesso vi mostro le altre 2 cover di questa categoria e come vedete non arrivano nella scatolina ma in questi sacchettini in tessuto. Queste sono completamente diverse da quelle che vi ho fatto vedere prima perché praticamente queste cover sono composte da 2 pezzi. Questo è l'interno morbido in silicone, che quindi andrà a contatto con il nostro telefono. Questo invece è il guscio esterno rigido. Questo ovviamente per proteggere ancora di più il telefono, perché chiaramente questa in silicone rimane molto più morbida e non rischia di magari rigarlo anche lateralmente. L'altra cover è completamente diversa, dovevo completamente, però non lo so, mi piaceva. Ecco la cover, secondo me è bellissima. È identica all'altra, quindi è composta da appunto la parte in silicone e la parte più rigida. Mi sa che inizierò ad utilizzare proprio l'ultima che vi ho fatto vedere. Bellissima. Adesso passiamo alle borracce, che sono in realtà uguali, ma come vi dicevo una la regalerò a mia sorella, quindi ve ne mostro magari solamente una perché appunto sono identiche. E non potevo non scegliere questa borraccia. C'è scritto Nicole su questa borraccia. Cioè, ditemi se non è bellissima. C'era anche nera, ma l'ho scelta appunto bianca perché, non so, mi piaceva di più. È da 500 ml con doppia parete in acciaio inossidabile e non puzza. Vi dico che non puzza perché alcune borracce purtroppo puzzano tantissimo di, non lo so, tipo di ferro. Non so se vi è mai capitato, proprio quando le hanno usate, ma anche da nuove, ma hanno proprio quell'odore brutto, questa no. Poi devo dire che si chiude molto bene. Questa è una borraccia termica, secondo me perfetta anche da portare magari a lavoro o se state via, se state fuori casa magari diverse ore, perché mantiene le bevande calde per 12 ore e le bevande fredde per 24 ore.
priva di retrogusto metallico, proprio quello che vi dicevo prima, a parte la puzza proprio di metallo, ma poi spesso mi è capitato che le bevande cambiassero sapore, cioè che l'acqua diventasse tipo, non lo so, quasi amarognola, comunque con quel sapore strano di metallo che veramente non sopporto. Ecco, con questa non succede, è una borraccia fatta davvero molto bene e tra l'altro, se vi interessa, è lavabile anche in lavastoviglie. Vi lascio qui e nell'info box il codice sconto del 15% e il link che vi porterà direttamente al sito. Oltre al mio codice sconto, sul sito c'è in corso la promo acquista 4 cover per cellulare Burga al prezzo di 2, quindi approfittatene. Sono al Bennett, oggi ho un compito importante, devo trovare, non dico tutti, ma alcuni prodotti che mi servono per il calendario dell'avvento di Giorgia, mia sorella. Forse non ve l'avevo detto qui su YouTube, ma quest'anno per Natale ho deciso di fare una cosa diversa, ovvero creare appunto il calendario dell'avvento. Quindi lei dall'1 al 24 avrà un regalino e sarà un calendario un po' misto a tema beauty e nulla. Vabbè, ovviamente non vi farò vedere i prodotti perché lei guarda i video, però niente, volevo condividere con voi questa l'idea che ho avuto quest'anno per Natale. Voi vedrete questo video il 5 di dicembre, quindi in teoria lei avrà già iniziato ad aprire il calendario. In teoria. Non c'entra niente con il calendario dell'avvento, ma volevo farvi vedere che hanno fatto finalmente le bevande vegetali da, credo, mezzo litro, sì, di Alpro, avena e mandorla. Costano 1,89. Non conviene perché quello più grande costa, vabbè, 2,99, però se magari in casa lo bevete solo voi o se cambiate spesso colazione, meglio piccolino. Eccomi tornata a casa, mi sto scaldando il pranzo perché ho una fame che non vi dico. Avrei aspettato volentieri mia sorella, che oggi mangerà qui, il fatto è che arriva alle 2:30. Io onestamente non penso di resistere fino alle 2:30, quindi mangio adesso e poi dopo ovviamente le farò compagnia a tavola. Mi sto scaldando il pranzo, ieri ho fatto la vellutata di piselli con la pastina e ne ho fatta un bel po' proprio per mangiarla anche oggi. Stamattina ho fatto un sacco di giri, non ho filmato nulla perché appunto stamattina dovevo sbrigarmi tantissime commissioni anche comunque cose importanti e noiose, quindi non ho avuto proprio modo di riprendere. Sì, vi ho solo accennato qualcosa al Bennett, poi vabbè, con tutti i posti possibili io mi metto a parlare dove? Dentro il Bennett, ma ero al Bennett perché, come vi dicevo anche prima, quest'anno per Natale ho deciso di fare una cosa un po' diversa, ovvero creare appunto il calendario dell'avvento per mia sorella. Con un po' di tutto in realtà, prodotti beauty, qualcosina di make-up, varie creme, ho intenzione di, vabbè, non ve lo dico perché appunto questo video credo uscirà il 5 di dicembre, però oggi per me non è il 5 di dicembre, quindi non voglio spoilerare troppo. Sono andata da Marion, no? Qui c'è la busta, poi da Kiko. Da Action, sono andata anche al Bennett perché mi serviva proprio un prodotto in particolare che sapevo di trovare lì. Sapete che al Bennett ho provato un profumo, c'erano i tester, e cioè, questo profumo è fantastico. Purtroppo non so dirvi la marca perché non me la ricordo. Erano vicino ai profumini quelli del Giardino dei Sensi che costano sui 5-6 euro. Questi però costano mi pare 17, 16,99, una roba del genere e sono nel vetro. E ho provato la profumazione Fiori di Ciliegio, ma cioè io sono arrivata a casa, mi sono lavata, mi sono cambiata e sento ancora questo profumo, cioè quando cammino sento proprio la scia. No, ma è buonissimo. Ci farò un pensierino e poi magari, non so, se lo acquisterò ve lo farò vedere in un video. Comunque, mentre mi trovavo al Bennett per comprare appunto questo prodotto da inserire nel calendario, ho preso questo prodotto per i vetri che non ho mai comprato, è di Valido. Valido vetri, cristalli e tutte le superfici lucide.
multiuso con ammoniaca. L'ho pagato poco, 1,19 euro. Purtroppo non c'era il mio... non c'era né l'Ajax Crystal e neanche il chiaro luce, e quindi niente, ho preso questo perché mi serviva per forza, perché l'ho finito, mi serviva già ieri, ieri mi sono dimenticata di comprarlo e oggi ho preso questo. Beh, comunque lo proverò. Eccomi dopo un po' di ore, ho pranzato, è arrivata mia sorella, è già andata via e adesso sto uscendo di nuovo per andare dal dentista, perché sì, da quattro giorni credo, ho praticamente male alle gengive. Stamattina però mi sono accorta che ho praticamente il dente tipo, almeno credo, perché non riesco a vedere bene, ho il dente leggermente scheggiato lateralmente. Ho detto no, meglio andare subito. Stamattina ho telefonato per prendere appuntamento e mi ha detto di andare oggi, quindi meglio così, almeno non faccio peggiorare la situazione. Tra l'altro il mio dentista ha due studi, uno qui dove abito io e l'altro tipo dopo Torino, ma è lontano, però qui c'è solo 2 giorni a settimana. Infatti io avevo preso appuntamento per la prossima, ma poi mi ha detto guarda, se vuoi venire oggi si è liberato un posto. Ho detto sì, preferisco. Allora in realtà ho l'ansia come al solito, però niente, preferisco andarci, almeno risolviamo subito la cosa. Ieri avevo un male assurdo, cioè mi facevano male tantissimo le gengive, ma non solo, anche tipo le orecchie. Infatti sono stata praticamente tutta la sera sdraiata sul divano. Io sono molto sfortunata per quanto riguarda i denti, perché sono diciamo belli esteticamente, cioè non è che siano sa gran bellezza, però non sono messi malissimo. Il punto è che, pieno di ragnatele, il punto è che sono troppo delicati e sensibili e si rompono, cariano, scheggiano con una facilità proprio assurda. Pur prendendo comunque integratori e varie robe, purtroppo sono proprio i miei denti così. E vabbè, cosa dobbiamo fare? Niente. L'importante è risolvere subito, senza aspettare e far peggiorare la situazione, perché poi bisogna tirar fuori tanti soldi. Buongiorno, oggi è venerdì, sono passati in realtà un po' di giorni dall'ultima ripresa. Alla fine, per quanto riguarda i denti, tutto ok, ho soltanto le gengive molto infiammate, però per il resto tutto a posto. Comunque io sono già pronta, mi sono messa la tuta, vado a fare la spesa perché ho finito tutto. Rispetto all'ultima volta, in realtà qualcosina c'è nel frigo. Vabbè, verdura zero, c'è tipo mezzo porro, un pacco di pasta fresca e le orecchiette. Infatti pensavo di comprare broccoli, così faccio le orecchiette con i broccoli. Poi c'è una confezione di pancetta, le uova e in realtà non c'è nient'altro. Prima di tutto prendo le borse della spesa. 2 dovrebbero bastare. Magari aspetterò Omar per fare la spesa, quella più grande. Comprerò magari per questi giorni, questa settimana, perché non ho voglia di caricarmi come un mulo, anche perché non me la sento. Già non ho voglia di andare a fare la spesa, in più oggi non sono proprio al 100%. Magari compro giusto qualcosina per questi giorni. Mi sono scritta una sorta di menù, quindi compro le cose che mi servono e poi magari prossima settimana farò una bella spesa, una spesa bella grande come l'ultima volta, però con Omar, così almeno mi aiuta anche a portare la spesa, anche perché qui non c'è l'ascensore, c'è solamente un piano, e però ci sono comunque gli scalini con l'acqua, la spesa, ogni volta devo fare 1000 giri, vabbè, insomma, solite cose, però la spesa va fatta, quindi niente, vado a fare la spesa e poi vi faccio vedere quello che ho comprato. Sono appena arrivata a casa, come vi dicevo prima sono andata a fare la spesa. Sono andata alla Coop, in realtà volevo andare al Lidl, ma a parte che, cioè, appena sono arrivata non c'era neanche una macchina parcheggiata, infatti ho detto ma che strano, però le luci erano accese, il supermercato sembrava aperto. In realtà, cioè, il supermercato era, cioè, le luci erano accese, era chiuso perché non c'erano i dipendenti, perché hanno scioperato, comunque una roba simile, quindi sono andata poi alla Coop. Allora, in macelleria
ho preso, volevo quelle bianche, mi ha dato queste, vabbè non importa, ho preso 6 uova. Di solito compro quelle bianche, però evidentemente la signora non avrà capito, ma vanno benissimo anche quelle. Come carne invece ho preso la salsiccia, ho speso in totale 23,70, una roba del genere. Poi costine per fare il sugo e poi la carne per il bollito. Mi chiedete sempre che carne acquisto per fare il bollito. Prendo sempre un pezzo di muscolo e un pezzo con l'osso, perché l'osso dà sapore. Io ho speso 23 e qualcosa. Invece con le costine e la salsiccia farò un sugo da mangiare vicino alla polenta. Passiamo alla spesa che ho fatto alla Coop. Ho ricomprato questi taralli alla pugliese della linea Fior Fiore Coop, perché sono buonissimi. L'altra volta erano in offerta, oggi no, ma li ho presi perché appunto sono molto buoni, perché sono friabili, croccanti il giusto. Quelli di Lidl per esempio sono durissimi, cioè sono veramente spaccadenti, questi invece sono molto buoni e poi durano perché dentro ci sono 12 pacchetti. Sembrano pochi, in realtà comunque riempiono. E li ho ripresi perché appunto ci sono piaciuti tantissimo. Mi sembra 2,59 euro. In totale 420 grammi di prodotto. Poi una bustina di grana padano di questa marca, che quando vado alla Coop compro sempre perché è buona. Poi i soliti Loacker, questi qua sottili, fondenti, 1,59 euro. Aceto, ho preso sia la glassa che questo normale, perché quando devo fare le salsine tipo agrodolce mi serve anche questo. Pagato 1,59 euro, ho preso questo marchio Coop perché sinceramente era quello che costava un po' meno, 500 ml. Appunto io lo uso solo per fare le salsine, per cucinare, perché solitamente per l'insalata o da mettere sui pomodori noi preferiamo la salsa, infatti la glassa. Infatti ho preso questa di Ponti. Quando vado al Lidl prendo sempre quella di Lidl perché a livello di gusto è molto buona. Preferisco quella del Lidl a quella della Coop, però vista la poca differenza di prezzo ho preso quella. Poi un pacco di farina semplicissima perché l'avevo finita. Come polenta ho preso questa rapida del marchio Coop, questa non l'ho mai acquistata, 1,29 euro, 375 grammi. Poi le patate, ecco le patate per una volta le ho trovate in super offerta, perché ultimamente neanche più le patate si possono comprare. 1,17 euro, mi sembra 2 kg. Guanciale, ho preso questo in stick della Coop, mi pare 2,29 euro. Poi fagioli borlotti, ho preso 2 confezioni di questi che però non ho mai comprato. E poi ho preso per la prima volta questo purè di patate in fiocchi, 225 grammi, dentro ci sono 3 buste da 75, mi sembra 1,29 euro. C'era anche quello della la scatola gialla, quello di marca che acquisto solitamente, che secondo me è molto buono. Però quello costava tipo 2,80 euro, questo 1,29 euro, ho detto ma sì, proviamo. Di solito lo faccio anch'io con le patate, però quando non ho magari voglia di cucinare e ho voglia della purea, aggiungo il latte, un po' di burro, un po' di parmigiano e lo faccio con queste bustine, che poi non è altro che sono patate disidratate, insomma, niente di strano. Questo della Coop però non l'ho mai preso. Io provo sempre, se poi le cose non mi piacciono torno a quelle che compravo prima. Però c'era comunque tanta differenza di prezzo tra questo e l'altro firmato, non ricordo la marca, e ho detto ma sì, proviamo. Poi un broccolo, 1,70 euro, per fare la pasta, siccome in frigo ho le orecchiette fresche. Latte, ho preso questo che era in offerta di Granarolo, 1,19 euro. Macine, che in questa casa non possono mancare, in offerta 2,29 euro mi sembra. Carote, ho preso questa confezione piccola da 400 grammi, tanto mi servono più che altro per il brodo, perché quelle nel pacco da 1 kg non mi piacevano e tra l'altro le avevo anche già prese ed erano marcite subito, e quelle sfuse non erano bellissime, quindi ho preso questa confezione piccola, 99 centesimi.
Poi il mio solito latte di Alpro, mi chiedete sempre con quale latte vegetale faccio il cappuccino, sempre con questo, viene un cappuccino super cremoso, se vi piace la soia provate questo. Poi di Agromonte ho ripreso questa passata siciliana con datterino, non è una passata pronta, densa e corposa. Allora, ho provato a fare il ragù con questa passata ed è venuto buonissimo e adesso compro sempre questa passata, almeno quando la trovo, altrimenti compro anche altre marche, cioè a volte la compro anche non di marca, però il ragù con questa passata viene buonissimo. C'è anche quella con il ciliegino, sono buone entrambi, ma questa secondo me è davvero molto buona. Provate, infatti l'ho ripresa per fare il sugo di costine e salsiccia. Salatini assortiti per i tuoi aperitivi, marchio Coop, 400 grammi, mi sembra 1,99 euro, ogni tanto facciamo l'aperitivo. Un'insalata per Omar, ho preso questa novella mista, 1,19 euro, perché non c'era la gentilina, scusa. Cipolle dorate, 99 centesimi. Patatine grigliate marchio Coop, Fonzi erano in offerta, quindi li ho presi, non li compro quasi mai Fonzi. Infine pasta piccola, questa della Coop, 59 centesimi, una Pepsi e anche l'altro c'è, un'altra lattina di fagioli borlotti per fare magari, non lo so, la pasta o per farli in insalata. E basta, non ho comprato nient'altro, ho speso alla Coop 44,16 e in macelleria 23 e qualcosa. Per la gioia di Omar inizierò a decorare casa. Già mi stressa ogni anno per le palline, quelle che perdono tutti i brillantini. Infatti mi sa che non le metterò perché altrimenti rompe. Ha ragione, perché si attaccano ovunque, anche al divano, però non deve rompere perché deve sopportare una volta l'anno. Però non penso di averle, perché l'anno scorso forse non le avevo messe, o giusto qualcuna. Allora, qui dentro ci sono... Ciao Gnomi, è ora di uscire dalla scatola. Non credo di avere altre scatole. Altri gnomi. Un alberello di carta spiaccicato. E tutte le palline. Quelle con i brillantini forse le avevo già eliminate, perché non le vedo. Ora che ci penso, forse non bastavano le luci. Non ricordo. Ah no, eccole lì le palline malefiche. Non vedevo l'ora di tirare fuori questa tazza di Babbo Natale. Un'altra tazza. È tardi perché sono le 8. Devo cenare. Omar arriverà per le 9. Quindi credo domani inizierò a tirar fuori tutto. Domani o non lo so, dopodomani. Adesso vedo, ma stasera non me la sento perché appunto è tardi e non voglio fare poi le cose tutte di corsa e lasciare le cose a metà, perché odio, io quando inizio a fare una cosa poi la devo finire. Anche quest'anno l'albero sarà rosso e dorato, esattamente come l'anno scorso, perché non ho intenzione di ricomprare tutte le palline. Sì, mi piacerebbe fare un alberello diverso, magari sul bianco, ma onestamente io di ricomprare tutto, di spendere soldi, non ne ho voglia. Quindi anche quest'anno l'albero sarà dorato e rosso. Siamo il giorno dopo, sono già le 4 del pomeriggio. Allora, stamattina sono andata in cartoleria e ho comprato questa neve artificiale che si può spruzzare sull'albero, sulle finestre, mi sembra, insomma, un po' ovunque. L'ho pagata 2 euro, per il momento ne ho presa solamente una, se non basta domani ne comprerò un'altra. Perché ho preso la neve artificiale? Perché quest'anno ho deciso, così è, all'improvviso, di fare l'albero innevato. Come vedete ho montato l'albero,
Ho aperto anche già tutti i rami. Adesso spruzzo la neve artificiale. Speriamo in bene perché non ho mai fatto questa cosa. Faccio asciugare e poi domani continuo con tutte le decorazioni. Ho anche già appeso queste due calze, che l'anno scorso le avevo appese rosse. Boh, potrei cambiare anche idea, non lo so, però adesso ho appeso queste due, una beige e una bianca, che in realtà sono così. Però mi piacevano di più tinta unita e anziché comprarle nuove ho riutilizzato queste girandole semplicemente dall'altra parte. Omar, adesso dobbiamo spruzzare la neve artificiale. Sì. Lo fai tu o lo faccio io? Non spruzzo io niente. Dai! Guarda che non è carnevale oggi. Smettila! Lo fai tu o lo faccio io? No, 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 Omar, aspetta. Da come ho visto nel video, bisogna spruzzarlo un po' ovunque, però su alcuni punti ti devi soffermare e mettere più neve, capito? Dai, prova. Dai. Tanto non basta. Ah, no, no, allora, prima di tutto devi sbatterla. Per bene. C'è scritto 30-40 centimetri. Di distanza? Sì. Se non basta, ne vado a comprare un'altra. Ma piano! No, quello non faceva così nel video. Come? Faceva ps, 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 un po' ovunque. Adesso, tipo, vedi, in questo punto metti, magari soffermati un po' di più. Ecco, così, vedi, qualche punto di bianco qua e là. Ok. Questo? Lasciare asciugare, però secondo me meglio lasciare asciugare prima di mettere luci e palline, sì. No? Altrimenti cade tutto per terra, stacca. Sarà per terra. Magari solo qui, in questo punto, vedi che è rimasto un po'. No. Questo qua. Ok, basta. Dai, secondo me è venuto bene. L'ho fatto bene? Sì, sei stato bravo. Bello. Amore. Bello. Perfetto. Così sembra anche più. Forse così, no? Ti metti le luci più belle. Guarda che sinceramente a me anche così con le luci bello. Non dispiace. Perché che sembra più palline, pieno con la neve. Tutte le palline rovinano solo. Ascolta, non iniziamo con queste palline. Sì, è vero. Tanto non sono tutte con i tanto tutte. ne metti 800, fai una confusione. Ma che confusione, ma tutti mettono le palline sull'albero, cioè, ma confusione, non metto tutte quelle con i brillantini. Magari ne metto qualcuna rossa, non lo so. No. Adesso lasciamo asciugare e poi domani continuo con le decorazioni. Quindi nel prossimo video vedrete il resto, perché questo video secondo me dura già tantissimo. Quindi niente, continuerò nel prossimo vlog, se riesco magari vi pubblico due video a settimana, non lo so. Non lo so, devo vedere se riesco. Il risultato comunque mi piace già tantissimo, figuriamoci con le luci e le altre decorazioni. Non vedo l'ora di vederlo finito, ve lo mostrerò poi magari nel prossimo video. Adesso vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Ci vediamo martedì o venerdì, non lo so, con un altro vlog. Ciao!